E allora amici, abbiamo effettuato già qualche immersione, come avrete potuto vedere, e adesso siamo qui con il professor Marchetti, che è un importante responsabile INAIL, particolarmente per questo progetto sulla ricerca dello stress ossidativo. E allora domandiamo subito al professor Marchetti quali sono le motivazioni che spingono una struttura così importante come quella dell'INAIL, che lei rappresenta qua in questa squadra di ricercatori, a portare avanti una indagine, una ricerca scientifica così, così importante, così anche determinante direi nel tempo, perché è una mia considerazione questa. Ci dica un attimino queste motivazioni. Beh, l'INAIL nel suo attuale assetto ha un forte interesse a ridurre il numero di incidenti sul lavoro. Contemporaneamente si vede che l'attività subacquea lavorativa sta aumentando e quindi l'INAIL ha giustamente sviluppato una sua linea di ricerca, un progetto di ricerca appunto intestato a me, per valutare quello che è il rischio di chi lavora in immersione. Perché ormai sono tanti i subacquei. I subacquei sono tanti, stanno aumentando. Nel 2015 l'INAIL ha ricevuto 5.000 visite mediche di idoneità lavorativa subacquea. Nel 2015. Sono numeri importanti. Sono numeri importanti e sono numeri in crescita. Quindi chiaramente l'INAIL, che ha un forte interesse a ridurre gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, che non poteva esimersi. È molto importante questo intervento, anzi direi lodevole, perché c'è un pensiero rivolto ad una futura generazione di lavoratori che si occupano di un settore piuttosto particolare come quello dell'andar sott'acqua, e non solo, perché non è soltanto l'andar sott'acqua. Ma le voglio fare una domanda un po' da subacqueo esperto, quale lei è. Non ha potuto partecipare direttamente perché è impegnato con le varie procedure di analisi e dei risultati ottenuti dalle immersioni, ma lei da subacqueo può darci una sua impressione di questa attività in questa piscina così particolare, diciamo unica al mondo? Beh sì, questa è una piscina unica al mondo, perché è l'unica al mondo che ha una profondità tale e una temperatura assolutamente costante a tutte le profondità. Abbiamo misurato temperature di 32-33 gradi e quindi ci ha consentito di far fare ai nostri soggetti delle immersioni perfettamente quadre a temperatura costante, quindi ci consente di escludere il fattore termico dagli stressor dell'immersione e ci consente di fare delle immersioni che sono perfettamente riproducibili, perché un'immersione a mare non è perfettamente quadra e potrebbe non essere perfettamente riproducibile, quindi non perfettamente ricollegabile con i dati sperimentali misurati poi in laboratorio. Sì, beh, poi anch'io ho partecipato, come avrete potuto vedere, e posso confermare esattamente la stessa impressione, cioè il fatto di avere questa temperatura così 32 gradi, insomma, è difficile trovarla nei nostri mari italiani. Un'ultima domanda per così prima di congedarci. Il mondo dei sub da sempre è stato regolato un po', diciamo, ai suoi albori soprattutto da regole statistiche, no? Le varie problematiche che si sono presentate negli anni sono state analizzate e poi in qualche modo, in base al numero di situazioni che sono accadute, poi sono state create delle regole su queste statistiche. Attualmente invece la scienza, e oggi qui in questa ricerca è quello che noi stiamo cercando di voi, soprattutto io partecipo come cavia ovviamente, ma molto volentieri perché ci credo ed è importante, appunto proprio per dare un punto fermo scientifico al futuro dei subacquei. Sta avvenendo così? Direi di sì, anche se ovviamente presto, non abbiamo ancora i risultati di laboratorio per poterlo confermare, però
rispetto a quelle che erano le prime pratiche decompressive messe in atto fin dai tempi di Aldane, del tutto fondate sull'osservazione, ma sulla pratica più che altro dell'attività subacquea. Adesso progressivamente stiamo analizzando dei biomarcatori che ci portano a entrare nella specificità dei processi compressivi e decompressivi, che ci consentono di avere una valutazione sperimentale dei profili di immersione, che noi speriamo ci porti a poter definire, a poter discriminare quelli sicuri da quelli non sicuri. Bene amici, abbiamo avuto il piacere di parlare con il professor Marchetti, che ci ha spiegato alcuni particolari di questa ricerca così importante, ma che ancora non è terminata. Stiamo lavorando, ci stiamo preparando, io stesso partecipo alle immersioni e comunque anche io partecipo ai prelievi, a un po' a tutto. Sono con loro e sono con voi, faccio da tramite. Allora continuiamo le nostre immersioni e poi parleremo con qualche altro ricercatore del villaggio dei ricercatori. Allora più tardi torniamo a vedere le nostre immersioni.